Gentili signore e signori, buon pomeriggio da Bucarest, imbiancata dalla neve che cade da questa notte. Pensate che ieri il Verona si è allenato a questa stessa ora e c'era il sole, oggi il clima e la temperatura sono completamente diversi. Si gioca per la Coppa UEFA la partita di ritorno tra Sportul Studentesc e Verona, questo per l'ammissione ai quarti di finale, un traguardo ambitissimo dalla squadra di Bagnoli. Il Verona non è mai arrivato ai quarti. Vi ricordo il punteggio dell'andata, 3-1 con reti di Fontolan, Pacione ed Ettier, per i rumeni rete di Koras. Arbitra il belga Poney, che vedete al centro del campo, c'è un paio di centimetri di neve, soprattutto si è trattato di nevischio che è caduto, una vera e propria nevicata. 15.000 gli spettatori con una partecipazione di circa 500 sostenitori veronesi giunti con aerei speciali, con pullman, qualcuno anche in macchina. Vi do le formazioni delle squadre: il Verona è in campo con Giuliani, Volpati, Volpecina, Bertold, Fontolan, Sacchetti, Verza, Galia, Pacione, Di Gennaro e Delchier. Quindi recupera Bagnoli Bertold, che era squalificato nella partita di andata, perde invece Soldà, che è stato a sua volta squalificato. Per quanto riguarda la panchina c'è Copparoni, Terracciano, Centofanti, Calamita e Gasparini. La formazione dello Sportul è composta da Christian Cristea, che sembrava non dovesse giocare, invece è stato recuperato all'ultimo momento. Poi Munteanu, Popa, Iorgulescu, Pana, Sigleanu, Bosejan, Sirlea, Koras e Stanici. Non è ancora cominciata la partita. Paul Kazan, che è l'allenatore della formazione dello Sportul Studentesc, batterà all'inizio, frattanto, come potete osservare, la formazione del Verona, inquadrato l'arbitro belga Poney, partiti in questo istante. Vi dicevo un'ultima cosa: Paul Kazan recupera Munteanu, difensore di fascia, Iorgulescu, 31 anni, 45 presenze in nazionale, fa anche il vice allenatore, giocherà come libero. C'è in campo subito dal primo minuto con Stanici, con il numero 11, un 18enne che gioca nella nazionale juniores e che ha giocato una parte della partita dell'andata. Quindi siamo ai primi secondi di gioco a Bucarest tra Sportul e la formazione del Verona. Ci deve essere battuto adesso un calcio d'angolo ed il primo della partita, situazione di parità ovviamente 0-0. Tocca ed alza di testa, poi c'è un intervento da parte dell'arbitro, ma ci sono diversi fischi. No, esce con la palla al piede Popà, scivola tentando il rinvio invece Bertold, palla che si innalza. È probabile che ci siano certamente dei problemi di adeguamento allo stato del terreno di gioco. Ieri era un bellissimo prato verde, a quest'ora l'ho già ricordato, adesso è diventata una specie di patinoire. Si gioca con un pallone bianco, c'è un primo tentativo con uno scatto in avanti da parte di Bosejan, ancora Bosejan entro l'area, l'arbitro dice che si può continuare, fischi del pubblico, tentativo di Bertold, il lancio in avanti viene fermato però da Munteanu. C'è un fallo per questo intervento commesso ai danni di Elker, calcio di punizione che cade dopo due minuti scarsi di gioco al questo campo innevato dello Sportul Studentesc di Bucarest. Ci sono cinque squadre a Bucarest, questa è quella degli studenti, gli altri sono più forti, sono la Dinamo, lo Steaua che è in testa alla classifica, il Rapid, il Victoria. Osserviamo questo calcio di punizione con Di Gennaro pronto alla battuta, pallone che spiove in aria, la alza ma non con la direzione precisa Galia, quindi colpo di testa con pallone che è sfuggito al giocatore del Verona. Inquadrato Pacione che ha subito una botta nella fase di gioco che abbiamo appena osservato. Il rinvio del portiere Christian. Questi è Cristea, più organizzati e molto più vestiti, come potete osservare i giocatori dello Sportul calzano delle tute, delle calzamaglie che li coprono molto meglio di quanto non possa verificarsi invece per i giocatori del Verona. Tocco laterale con pallone però per Stanici,
il lancio in avanti, la possibilità del controllo, poi ancora una spinta e il rinvio poi definitivo da parte di Volpati. Deve difendere il risultato di 3-1 la formazione di Osvaldo Bagnoli. Su questo cross, pallone che se ne va verso la linea laterale, rimessa che dovrebbe toccare alla formazione veronese. Cambio tra Volpati e fra Giuliani. Questo è un orario normale per quanto riguarda le partite di calcio a Bucarest. Si gioca tra mezzogiorno e mezza e la una. Nelle partite di campionato manca ancora un turno prima che finisca la prima fase. Intanto vedete questo Bosejan, il recupero, la finta e poi il passaggio all'indietro e il controllo di Munteanu. Continua a cadere il nevischio, questo non ostacola la visibilità per quanto riguarda il campo, che però è in condizioni tutt'altro che agevoli. Osserviamo lo scatto di Cicleanu, la possibilità di andare al tiro, pallone che è stato all'ultimo deviato, con primo calcio d'angolo questa volta per la formazione dello Sportul, ed è Stanici che si dispone a batterlo, 18enne della Nazionale Juniore, sta segnato 2 gol nell'ultima partita e per quanto riguarda lo Sportul vi ricordo 3 successi consecutivi in campionato, 11° posto, traiettoria difficile, pallone che stava per infilarsi proprio alle spalle di Giuliani che è riuscito in tuffo ad agguantare con una manata il pallone ed allontanarlo, riprende comunque l'attacco della formazione dello Sportul. Ancora pericolo, poi c'è questo tocco, vediamo che l'arbitro indica che è stato il giocatore dello Sportul a toccare per ultimo e quindi c'è questa rimessa da parte di Giuliani. Si gioca da oltre 5 minuti la partita di ritorno tra Sportul Studentesc e Verona, valida per la missione ai quarti della Coppa UEFA. Intervento da parte di Fontolan, Volpecina, intervento falloso questa volta di Stanici, quindi calcio di punizione con Volpecina che attende di poter battere la punizione, si avvicina anche Fontolan. Pallone che diventerà difficile da controllare, comunque ecco che in effetti è appena uscito, ha cercato Verza di mantenerlo in campo ma era già un problematico poterlo fare. Doppia scivolata purtroppo da parte di Galia, recupero subito immediato della formazione dello Sportul, c'è in azione Korash, l'entrata in scivolata da parte della punta della formazione Bosejan che è scattato cercando di rubare palla a Giuliani. Immediato l'intervento dell'arbitro, vi ricordo che Poné, il belga Poné, è per Giuliani, quindi un calcio di punizione. Mentre siamo arrivati oltre il 7° minuto la situazione è di 0-0. Rinvio da parte di Sacchetti, poi è Di Gennaro che scaraventa in avanti con il solo Pacione che tenta l'inseguimento del pallone, servito Stanici. Va in avanti Cicleanu, vediamo adesso
faccione che deve superare il proprio avversario, tenta il dribbling, va però a perdere il pallone allungandoselo troppo, subito invece è Cirlea arretrato, mentre c'è un'altra scivolata da parte di Volpati. Io credo che l'agibilità del campo sia effettivamente ai limiti, molto pericoloso su una scivolata perdere un pallone e creare dei vuoti in difesa. Ancora buon lavoro di Cicleanu, pallone passato all'indietro per il primo tiro che riesce male questa volta anche al tentativo di Cicleanu. Nulla di fatto quando siamo al nono minuto di gioco. È capitato anche nel campionato italiano ultimamente, ricordiamo un Brescia-Juventus in condizioni climatiche simili. Certamente lo spettacolo ne aveva sofferto. Per quanto riguarda questa partita, speriamo, ecco, questo è un intervento con le mani che l'arbitro avrebbe potuto anche punire con la munizione. Avete notato che semplicemente con il dito ha minacciato Bonet, il giocatore munteano, di ammonirlo. Calcio di punizione con Volpecina, cerca di scuotersi la neve che ha sotto i tacchetti. Avanza Fontolan, riceve, pallone che rallenta e termina poi oltre la linea di fondo. Secondo calcio d'angolo per il Verona al decimo minuto sulla situazione di parità di 0-0. Fontolan era stato anche l'autore del primo gol nella partita di andata. Pallone verso Stanici, lancio immediato dalla parte opposta, l'intervento da parte di Volpecina che allontana, vanno però a proiettarsi subito in avanti i giocatori dello Sportul, questi è Pana. Azione che prosegue ancora mobilissimo Stanici. Recupero però della formazione veronese mentre il gioco è fermo e l'arbitro indica che deve essere battuto un calcio di punizione. Calcio di punizione in favore del Verona. Giocatori che hanno cercato di coprirsi al meglio e per quanto riguarda gli uomini di Osvaldo Bagnoli, quasi tutti con i guanti. Pallone verso Galia, poi allargato verso Sacchetti, vediamo come si sviluppa questa azione, pallone verso il centro con Elchier, poi va avanti Di Gennaro tenta di far filtrare un pallone, comunque recupera ancora Volpati. All'indietro il passaggio di Versa, non recuperato sul momento, non sfruttato sul momento da nessuno, però ancora resta in avanti la formazione del Verona. Effettuato il cross con colpo di testa da parte di Cristea. Ovviamente lo scopo della formazione di Bagnoli è quello di mantenere il controllo del pallone il più a lungo possibile, comunque sia di effettuare una partita di contenimento, lo scatto di Volpecina, il cross raso terra centrale o raso neve se preferite. Si sviluppa adesso questo tentativo con Cristea che gioca avanzato, intanto Stanici cerca l'appoggio di un compagno, serve poi lateralmente verso Bosejan, pallone che arriva tranquillamente dalle parti di Giuliani. Poco servito finora il Elchier, ha toccato uno dei pochi palloni
ha commesso fallo appoggiandosi sull'avversario e questo è il motivo per cui Poné ha decretato un calcio di punizione in favore dello Sportul Studentesc, vi dicevo undicesimo in campionato su 18 squadre. Manca la palla però di Gennaro, pallone per Stanici, possibilità di andare a tiro molto pericoloso, la grande parata da parte di Giuliani, pallone in calcio d'angolo. È stato Cristea a prepararsi per il tiro, ma era stato favorito dal mancato rinvio di Di Gennaro, non aveva più trovato il piede di appoggio, quindi pallone da Stanici per Cristea, calcio d'angolo che sta per essere battuto adesso che siamo al tredicesimo del primo tempo. Giusto l'intervento dell'arbitro, abbiamo visto nettamente una spinta ai danni di un difensore, quindi calcio di punizione in favore del Verona. Ci avviamo a superare il primo quarto d'ora di gioco, punteggio di 0-0 all'andata, il Verona vinse per 3-1. Pallone di Elchiara a cercare l'appoggio verso Volpecina, non è riuscito il gioco, si sviluppa bene invece questa azione con Pana che tenta lo scatto inseguito da Elchiar, ancora Pana, la finta di Pana, poi potrebbe andare anche al tiro, poi rallenta, finisce per cadere a terra, sta per accendersi una mischia e poi tocca malamente al Zando, mi pare Bosejan. Va tra Nicenni, Bosejan, ma nella realtà non mi sembra che ci sia stato niente di strano. Ferma Elchier, poi scivola, cerca di recuperare, poi interviene anche Pacione, sono un pochino isolate le due punte lasciando spazio al movimento di disimpegno dei difensori dello Sportul. Controllo l'uscita del pallone Sacchetti, ci sarà un rinvio ancora da parte di Giuliani. Vi dicevo che fra un altro turno di campionato si concluderà la prima fase qui nel torneo in Romania, c'è la Steaua di Bucarest che è in testa con un punto di vantaggio sulla Dinamo. Rinvio da parte di Volpecina, poi pallone che viene controllato da Iorgulescu verso Spana, poi ancora il lavoro di Munteanu. Iorgulescu e Munteanu sono le due novità della formazione di messa in campo da Paul Kazan. Azione che si sviluppa adesso in maniera pericolosa, c'è la necessità di un rinvio che non è stato tempestivo, comunque nel contrasto il pallone che viene lavorato da Di Gennaro, lanciato in avanti verso Pacione, lotta Pacione ma non riesce a controllare il pallone, insiste adesso nel suo attacco la formazione dello Sportul, ancora Stanici, lavora a tutto campo, questo è Fontolan, all'indietro ancora per Giuliani. È quasi tutto scoperto questo piccolo stadio dello Sportul, anche la piccola tettoia che dovrebbe proteggere la tribuna stampa è del tutto insufficiente, tutti i nostri colleghi lavorano imbacuccati sotto la neve nell'impossibilità di poter prendere appunti a quanto vediamo dalla nostra postazione con i telefoni che si stanno coprendo di neve. Abbiamo ospite nella nostra cabina anche Bruno Bernardi della stampa di Torino, al quale chiederemo fra un po' un parere su questa partita. Siamo adesso al diciottesimo del primo tempo, la situazione è sempre di parità 0-0. Colpo di testa che allontana di poco il pallone, comunque Galia cerca di recuperarlo, poi Di Gennaro, adesso Elchier,
lotta Elkir con Monteano che non lo molla. Il gioco però era stato fermato, c'era un fallo ai danni del giocatore del Verona, quindi ci sarà un calcio di punizione. Avanza subito tutto il Verona, è chiaro lo scopo, riuscire a segnare un gol potrebbe anche significare superare il turno, perché a quel momento dovrebbero essere 4 le reti dello Sportul. Vediamo ancora Di Gennaro, sono 7 i giocatori del Verona in area, vediamo che c'è un intervento proprio da parte di Stanici, pallone che viene ancora allontanato, poi termina oltre la linea di fondo. Un altro calcio d'angolo per il Verona. Tra poco dovrebbe comparire Volpecina, che tranquillamente è andato verso l'angolo per battere. Il rinvio con Fontolan che cerca di andare sull'anticipo, l'arbitro fa proseguire, poi il pallone viene recuperato dalla formazione veronese, lo scatto di Elkier nella zona del campo dove però la neve è più alta. Rimessa per il Verona. Colpo di testa, palla messa fuori area, tocco con un rimpallo, la segnalazione dell'arbitro indica, contrariamente a quanto faceva il segnalino, che la rimessa spetta al Verona. Ancora lo stesso Elkier verso Verda, pallone da girare subito, Verda invece si attarda a controllarlo, forse è una maniera anche per guadagnare tempo, poi finisce a terra, perso il pallone con Fontolan che va al recupero. Ancora un rinvio, un rimpallo e un'altra rimessa laterale che spetta al Verona. Comunque l'importante in queste partite è non farsi schiacciare, non consentire, primo piano anche per Bagnoli, non consentire agli avversari di rendersi pericolosi. La rimessa di Galia, punito poi per aver effettuato la rimessa in maniera non corretta. Non tocca Elkier, anticipato da un avversario, mentre finisce a terra e ci rimane Fana. Calcio di punizione, vediamo. Terreno che può anche nascondere sotto la neve delle insidie di ghiaccio. Si ferma il gioco con Bagnoli che invita ancora i suoi giocatori a una certa correzione forse nella manovra. Intanto vorremmo chiedere, proprio a questo momento in cui il gioco è fermo mentre si rialza Fana, un commento rapido a Bruno Bernardi della stampa. Sì, mi sembra che questo terreno non favorisca certamente chi deve attaccare, anche se lo Sportul ha avuto 10 minuti in cui ha costruito 3 palle gol, 2 sventate molto bene da Giuliani e una sbagliata, se vogliamo, da Bozesan. Intanto ecco che siamo pronti per seguire questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo che cade al 22esimo, traiettoria verso il centro dell'area, al colpo di testa da parte di Bertold, l'opportunità di andare in contropiede, ma vedete che la velocità di Elkier è tutt'altro che esaltante, c'è la possibilità però di servire adesso ancora, riuscito il dribbling da parte di Elkier, Cespica poi cerca di servire con un pallone largo Pacione ha quasi superato il suo avversario, ecco che c'è riuscito, vediamo che decide di crossare di sinistro, si è salvata la formazione dello Sportul, Cirlea che lancia sulla sinistra, è un problema riuscire a controllare questo pallone, lancio in profondità, il colpo di testa, il recupero con Volpecina pronto al rinvio,
lo effettua, vediamo come si sviluppa adesso questa azione, può è regolare la posizione di Paccione, prosegue Paccione, tiene il pallone verso Di Gennaro, Di Gennaro allarga tranquillamente verso Sacchetti, prosegue però e Sacchetti potrebbe anche andare al tiro da quella posizione, allarga ancora verso Verza, il cross di Verza, il colpo di testa, questa volta pallone che toccato da Paccione si alza molto oltre la traversa, ma era buono il cross di Verza, difficile il controllo in circostanze del genere. Abbiamo superato la metà del primo tempo, sempre 0-0 qui a Bucarest tra Sportul Studentesche e Verona, in azione Bosejan. Rinvia senza pensarci un attimo Fontolan. Sta preparando il suo attacco alla formazione dello Sportul, questi è Korash, autore del gol del 3-1. Giocatore pericoloso e come è pericoloso in effetti questa azione con pallone che nella circostanza certo non ha agevolato l'intervento finale da parte di Cristea che si era proiettato dall'altra parte. Facciamo concludere quanto stava commentando Bruno Bernardi della stampa. Sì, stavo dicendo infatti che se questo terreno non favorisce chi attacca, attaccare significa dover rimontare il 3-1 dell'andata con almeno con due gol di scarto, anzi 2-0 pulito per poter passare il turno, al tempo stesso non favorisce neppure il contropiede del Verona perché sono palle che si fermano all'improvviso, il pallone aumenta il suo peso, non ci sono traiettorie pulite, insomma si sta assistendo ad un calcio avventuroso, un calcio aleatorio con un Verona che comunque mi sembra stia controllando con una certa tranquillità la situazione, la tiene in pugno. 25esimo 0-0 tra Verona e Sportul. C'è la possibilità adesso da seguire con Verza che aveva scavalcato due avversari, pallone che può essere giocato, colpo di tacco e rinvio da parte di Iorgulescu, poi la palla resta ancora verso i limiti dell'area, la lavora ancora bene il Verona, c'è un intervento che invece non riesce su Galia, il tentativo, il tiro, l'intervento da parte di Christian e questo Verona bene o male riesce a creare qualche problema non appena riesce a ragionare un calcio per quanto possa essere consentito dallo stato del terreno. Non si può perdere un attimo, ecco che se ne va ancora rapidissimo Stanici. Posizione irregolare, ma il gioco era già stato fermato in precedenza da Bonet. E c'è anche un'ammonizione, la prima, e Sacchetti che viene ammonito adesso al 26esimo. Calcio di punizione è pronto Cicleanu. E poi si allontana, lascia invece l'effettuazione del cross, colpo di testa ancora da parte di Galia. Era tutto in copertura il Verona, recupera palla a Verza che però da solo nella sua metà campo, vanno recuperando gli altri suoi compagni. Saltato ancora il suo avversario da Verza, ecco effettuato il cross, poi tocca ancora Munteanu, pallone oltre la linea di fondo, altro calcio d'angolo per il Verona. Sarebbe stata indubbiamente una partita molto diversa se fosse stata giocata ieri, quando vi dicevo che questo campo era uno splendido prato verde e c'era il sole. Batterà questo calcio d'angolo Volpecina. Traiettoria con effetto a rientrare, il rinvio da parte di Pana, pallone in una zona libera del campo, avanza rapidissimo Cristea,
situazione pericolosa con rinvio alla disperata che sulla palla sbucciata per fortuna da Cristea non è stata sfruttata l'occasione, quindi una doppia scivolata senza che siano riusciti ad andare alla conclusione i rumeni dello Sportul Studentești. Cicleanu, pallone giocato all'indietro poi da Cirlea, è una delle due punte fisse praticamente di questa formazione, va in avanti ancora Stanici, però è un buon tiratore, deve stare attenti, alza il pallone abbondantemente al di sopra della traversa, questo tiro è esattamente al 29esimo del primo tempo a Bucarest, Sportul Studentești Verona 0-0. Spinto alle spalle, gettato a terra, caricato Pacione. Si libera Bertold, va a ricevere. Scatta bene, adesso potrebbe effettuare il cross, insiste, però si è comunque aperta una strada. La possibilità di andare al tiro, pallone appena sfiorato da Sacchetti che poi lo vede filare lungo il palo lungo del portiere Christian e tiro al 29esimo, 30esimo anzi del primo tempo, un'occasione ancora per il Verona, ottimo il lavoro di preparazione da parte di Bertold che si era liberato dei due avversari e poi era andato al cross in scivolata di mezzo volo, ha cercato di colpire il veronese, portiere immobile, ma pallone purtroppo per il Verona fuori dei pali. In leggero affanno la difesa, non tanto per il pericolo creato in questa circostanza dai rumeni quanto per lo stato del terreno. Non tocca Bertold, comunque il lungo rilancio da parte di Sacchetti che manda il pallone oltre la recinzione. Verza che ha tentato una rovesciata per servire un compagno, poi tocca Cicleanu, poi Stanici che si è spostato dall'altra parte, pallone che è andato oltre la linea di fondo laterale, l'arbitro comunque ha decretato un calcio di punizione già battuto. Munteanu decide di buttare questo pallone in mezzo e poi l'uscita di Giuliani sicura a bloccare il pallone. 32esimo, 0-0 tra Sportul e Verona. C'è un po' di vento che si è alzato adesso e soffia alle spalle della formazione rumena. Si preparano a concludere questa loro azione, i giocatori dello Sportul, allargato il gioco verso Cirlea in velocità, poi decide per il meglio Volpecina mettendogli la palla in fallo di fondo, calcio d'angolo che cade al 33esimo del primo tempo con le due squadre sul punteggio di 0-0.
3-1 in favore del Verona il risultato dell'andata. Colpo di testa ancora con palla messa oltre la linea di fondo, c'è stata qualche spinta, tutto il Verona è nella propria area di rigore. Ha nuovamente superato la linea di fondo dopo il vano inseguimento da parte di Galia, terzo calcio d'angolo consecutivo. Ancora Stanici, questa volta cambia, cross che diventa alto adesso, alzato però un pochino troppo, il rinvio da parte di Bertold e poi va via, in qualche modo porta palla avanti sullo scatto Sacchetti, il recupero da parte di Bosejan. Per una squadra come il Verona, abile nel gioco di rimessa, poteva essere in effetti una partita meno complicata, con un campo in condizioni più agevoli. Controlla con tranquillità Galia per l'alleggerimento verso Giuliani. El Piera al primo contrasto con Pana, fermato per gioco falloso. Calcio di punizione in favore dello Sportul. Ancora Stanici che fa un buon lavoro di raccordo, si sposta a destra e a sinistra ma soprattutto parte da lontano. Intanto è avanzato molto anche Cristea. Il recupero da parte di Bertold, il lancio con il contrasto falloso, giusto l'intervento di Ponet, era vista nettamente la spinta sul giocatore del Verona. Calcio di punizione al 36esimo. Faccione gettato a terra, l'arbitro punisce ogni contrasto, del resto in questa circostanza per il difensore che perde l'anticipo non ci sarebbe più niente da fare perché il recupero diventa impossibile. Di Gennaro batte subito lateralmente il calcio di punizione, vanno a schierarsi Elkier, Faccione, Verza. Dovrebbe essere in grado di lanciare in avanti Fontolan. Ancora un fallo ai danni di Faccione, reclamato anche da Elkier, questa volta Ponè non è intervenuto. Pallone che termina proprio sui piedi di Cicleanu. Una spinta da parte di Volpecina, l'intervento di Ponè, calcio di punizione questa volta in favore dello Sportul. Cicleanu che è pronto a battere, due uomini in barriera. Colpo di testa, palla messa fuori area, poi prende la rincorsa e tenta il tiro col pallone che sibila. Tiro di Monteanu, pallone di sinistro che va verso il palo alla destra di Giuliani. Ancora una spinta ai danni di Faccione, recuperato il pallone però da Elkier, va all'indietro Elkier, si ferma, poi lancia in avanti ma sbaglia l'appoggio, lo recupera Pana,
rinvia di destro come può ancora Elkier, ma il pallone è ancora conquistato dalla formazione dello Sportul. Cattivo il controllo, poi il tentativo di rilancio, è una partita indubbiamente dalle geometrie avventurose, traiettorie assolutamente impensabili e imprevedibili. Vediamo cosa combina Stanici. Si è allargato ormai Cirlea, eccolo qua, un triangolo che non riesce con Elkier che cerca di tenere lontano l'avversario. Viene messa la palla oltre la linea laterale. Vedo perché dovrebbe essere effettuato dallo Sportul questa rimessa laterale, ecco che avanza Volpecina. Proteste da parte di Paccione che viene regolarmente e sistematicamente spinto ogni volta che cerca un intervento aereo. Calcio di punizione che viene battuto da Di Gennaro. Pallone girato bene verso il centro dell'area piccola, all'uscita di Christian, evita l'intervento da parte di Paccione e anche di Elkier che erano i più vicini. Si è spostato Cirlea dalla parte destra mentre Stanici resta sempre verso la parte più centrale del campo. Va via molto bene Monteano, azione pericolosa con rinvio da parte di Bertol, poi un altro colpo di testa, questa volta di Verza, pallone allontanato, poi ancora il cross, Sacchetti che probabilmente cercherà di liberare, pallone che all'ultimo momento poi viene toccato da Di Gennaro, messo oltre la linea, forse col pallone già uscito. C'è stato intanto uno scambio abbastanza duro, chiedono i giocatori del Verona di andare dal guardalinee. Forse una gomitata, vediamo che anche Elkier va verso il guardaline. Insiste nell'accennare alla gomitata anche Galia, che comunque va a riprendere la posizione, il gioco prosegue, l'arbitro non ha preso nessun provvedimento. Pallone ancora verso Monteanu, scivola Monteanu, poi un rinvio con l'uscita di Giuliani che deve allontanare il pallone. Questa scivolata invece agevola il contropiede della formazione veronese, pallone ancora fuori del campo. Poco più di 3 minuti al termine del primo tempo, vediamo Paccione, cerca di andare via Paccione, ha favorito dal rimpallo, buona l'occasione per la formazione del Verona, non riesce a recuperare dopo il tentativo da parte di Elkier, non riesce a recuperare. Interviene Ponnecce tra Cicleanu e Paccione, uno scambio di scorrettezze. C'è un pochino di nervosismo in campo, più che altro giustificabile con l'impossibilità di effettuare il gioco e la manovra secondo abitudini. Sta andando avanti bene adesso il Verona. Bertol si libera sulla destra, eccolo che riceve, entra in area di rigore Bertol, il tentativo di tiro, pallone che sta per finire oltre la linea di fondo ma rallentato dalla neve, invece si ferma per questo recupero ancora da parte del Verona,
pallone, pallone buonissimo per la formazione veronese, ma sull'ultimo tentativo, mentre è scivolato Elkier, la palla è terminata oltre la linea di fondo. Si tratterà ancora di un calcio d'angolo, è andata vicina al gol in questa finale di tempo il Verona. Inutile dire che mentre sarebbe molto rischioso per il Verona subire un gol, potrebbe invece significare la qualificazione, riuscire ad andare a segno con una rete. Ancora Volpecina per questo calcio d'angolo, un paio di minuti scarsi al termine del primo tempo, la situazione è di parità 0-0. Questi è Popa verso Stanici. Non trova appoggio Paccione. Vediamo Cirlea buttare questo pallone in mezzo, il recupero poi ancora dello stesso Stanici, il dribbling riuscito ai danni di Elkier, pallone pericoloso con possibilità di controllo e passaggio poi all'indietro da parte di Di Gennaro, che rimedia una situazione ma nella parte del centrale dell'area di rigore, come vi arriverà dalle immagini di queste riprese televisive, è molto difficile stare in equilibrio. Noi abbiamo in dotazione un piccolo monitor in bianco e nero, quindi abbiamo forse una qualità inferiore a quella di cui possiate avere l'occasione di osservare dai vostri teleschermi. Vediamo adesso ancora Bertol dare sulla destra, vanno a piazzarsi per sfruttare il cross, i giocatori del Verona, tocca ancora Bertold, deve cambiare, fallo indica il guardaline, si rialza Verza che aveva tentato il dribbling ai danni dell'avversario, si avvicina Di Gennaro per battere questo calcio di punizione a tempo scaduto da una ventina di secondi. Si è allontanato Di Gennaro, al centro dell'area questo cross, il colpo di testa di Fontolan, la parata non difficile di Christian. Riesce a servire Cirlea, Cirlea ancora pallone verso Stanici. Colpo di testa di Bertold che allontana e mette fuori area, c'è il colpo di tacco addirittura di Verz sul terreno proibitivo con Bertold che conquista il pallone, riesce a servire Galia, Galia verso Di Gennaro e direi che in questa conclusione di tempo il Verona abbia dimostrato di poter reggere meglio su un terreno del genere il proseguimento di una manovra che all'inizio dell'incontro l'avevo visto un pochino in difficoltà. Siamo già al 47esimo, si continua a giocare, è rimasto a terra il numero 10 Korash dopo un contrasto con Paccione. Vediamo se Bruno Bernardi è d'accordo con la nostra opinione. Mi è sembrato che nella chiusura, nella parte finale, diciamo nella seconda parte del tempo, il Verona abbia trovato le misure esatte per stare in piedi e per organizzare il suo gioco e in effetti si è portato con una certa frequenza, almeno nella metà campo avversaria. Certamente è cresciuto di tono, diciamo ha usato un po' di più, evidentemente è calato anche lo sportule, ha costruito dopo quella non bellissima di Paccione,
questa e precedente, ha costruito altre due occasioni con Sacchetti e il Chiaer, entrambe la prima sbavata fuori quadro, la seconda il danese è stato anticipato di un soffio da un difensore. Direi che questo denota da parte del Verona quel che dicevo prima, cioè conferma la lucidità. Nel momento più difficile non ha perso la testa, è rimasto lucido appunto, e adesso nel finale del tempo è andato a minacciare Christian molto da vicino. Bene, si conclude qui il primo tempo che è durato 48 minuti, vi ripeto il risultato tra Sportul e Verona, partita di ritorno per la qualificazione ai quarti di finale della Coppa UEFA, 0-0, ci risentiremo dopo l'intervallo. Eccovi collegati nuovamente per la ripresa del secondo tempo tra Sportul e Verona al campo di Bucarest, la situazione è di 0-0. Iniziato adesso il secondo tempo e vediamo che c'è stato un cambio nella formazione dello Sportul in campo con il numero 13, il giocatore Giuca, adesso vi saremo più precisi per sapere a posto di chi è entrato. Arbitra l'arbitro Poney davanti a 15.000 spettatori, ci sono circa 500 sostenitori per quanto riguarda il Verona, una partita naturalmente che in un certo senso è falsata per quanto riguarda la parte tecnica, certamente non agonistica, dal terreno di gioco. È cominciato a nevicare stanotte, non ha ancora smesso, si tratta di nevischio ma abbastanza fitto, c'è vento sempre che soffia in, adesso in questa parte della partita alle spalle del Verona. Intervento da parte di Sacchetti, poi la rovesciata, pallone ancora oltre la linea laterale. Il risultato dell'andata è stato di 3-1 in favore del Verona. C'è adesso però questo intervento che consente l'impostazione di un attacco da parte dello Sportul, va in avanti Cicleanu, il recupero da parte di Koras, autore dell'unico gol nella partita di andata, prepara il sinistro, poi lo abbandona il giocatore Stanici, avanza ancora lo Sportul, colpo di testa con gioco pericoloso, palla alzata, mentre va subito Bertold a cercare di allontanare il giocatore che ha commesso il fallo. Discussione ancora intorno all'arbitro, si allontana anche Di Gennaro, si allontanano i giocatori del Verona, mentre si è rialzato anche Sacchetti. Il lungo rinvio con il colpo di tacco da parte di Di Gennaro, poi l'intervento ancora di Sacchetti, il colpo di testa di Volpecina. Avanza ancora Stanici, colpo di testa di Verza, Bertold che controlla, poi scaraventa un pallone in tribuna, fischi del pubblico per il giocatore del Verona, con il numero 2 non è rientrato Cristea, con il numero 13, come vi ho già avuto occasione di dire, è in campo, quindi dal primo minuto della ripresa, Giuca. Calcio di punizione, Munteanu che si allontana, Munteanu è una delle novità presentate da Paul Casani insieme con Iorgulescu, Munteanu difensore di fascia, Iorgulescu è libero, la rincorsa da parte di Bosejan, colpo di testa con Di Gennaro che sta scivolando, poi preferisce allontanare il pallone buttandolo oltre la linea laterale. È partita in attacco la formazione dello Sportul. Colpo di testa, tentativo di tiro con fallo ai danni di Galia che resta a terra. Necessaria l'uscita di Galia, mentre va bene Poney ad intervenire perché aveva cercato Cicleanu di ostacolarlo,
rubargli palla. Intanto siamo arrivati al quarto minuto nel corso del secondo tempo a Bucarest, 0-0 tra Sportul e Verona, partita di ritorno valida per l'ammissione ai quarti di finale della Coppa UEFA. L'arbitro Ponné della Federazione Belga ha fischiato in effetti il calcio di punizione per la carica subita da Giuliani e si riprende. Pallone per Verza, lo controlla due avversari su di lui, cerca di difendere il pallone Verza, è intervenuto Ponné per fischiare il calcio di punizione, una spinta eccessiva ai danni del giocatore del Verona, calcio di punizione che cade al quinto minuto ormai del secondo tempo, con il Verona che bada a controllare una partita nel quale ha da difendere un risultato che è quello dell'andata positivo di 3-1, calcio di punizione di Di Gennaro. Volpecina che gira cercando di andare a riconquistare il pallone, la cosa è riuscita, bello il suo centro, poi la deviazione da parte di Poppà, quindi calcio d'angolo questa volta in favore del Verona, primo calcio d'angolo per il Verona nel corso del secondo tempo. Salta e allontana Munteanu. C'era una posizione irregolare, quindi ci dovrebbe essere un calcio di punizione in favore del Verona su quel tentativo di recupero. Probabilmente Pacione era finito oltre la linea dei difensori. Rimessa da parte di Christian, per la verità soltanto un intervento su una deviazione di testa centrale. Si impegna Munteanu, lo attende Verza, poi recupera per un attimo Di Gennaro, poi ancora Stanici, vi dicevo uno dei giocatori più mobili, gioca della nazionale juniores, è un 18enne, Pacione che si è liberato dalla marcatura di Poppà, il lancio verso Elkier, Elkier va in avanti spingendo pallone avversario in lotta con il numero 13, ancora Elkier. E nella parte dove finisce a terra l'arbitro interviene immediatamente, due giocatori, non tanto per la Elkier che mi è sembrato sia soprattutto scivolato, quanto per il fatto che due giocatori sullo stesso avversario possano aver commesso il fallo. Il calcio di punizione dovrebbe essere battuto da Verza che si sta avviando verso il pallone. Sono trascorsi intanto 7 minuti abbondanti, la situazione è sempre di 0-0. E chissà che da una di queste tante punizioni che hanno tenuto i veronesi non riesca la deviazione vincente. Palla messa fuori aria, subito il tiro, calciato con una certa frettolosità da parte di Sacchetti, pallone come avete potuto osservare altissimo sulla traversa. Il Verona in campo con gli stessi uomini che hanno disputato il primo tempo, vi ricordo che in panchina ci sono Copparoni, Terracciano, Centofanti, Calamita e Gasparini. Cicleanu che avanza palla al piede, poi cerca di lanciare verso Stanici, Stanici cerca di entrare in area, si tuffa letteralmente nella neve. Il rinvio con Pacione che lotta ma non riesce a restare in piedi, tra l'altro dice l'arbitro Ponné deve essere anche battuto un calcio di punizione perché Pacione ha spinto. Già battuto il calcio di punizione Munteanu e ammonizione per Pacione.
non si è allontanato nonostante l'insistenza dell'arbitro al punto dal quale doveva essere battuto il calcio di punizione. Ammonito Paccioni. All'ottavo minuto, battuto il calcio di punizione, assembramento che si prospetta in area, colpo di testa da parte di Bertol, palla che sta per finire oltre la linea laterale, ancora l'intervento da parte di Elkier di destro che con grandissima energia lo butta nella parte dei popolari, nella tribuna di fronte a quella della quale stiamo trasmettendo. Rimessa laterale con il Verona un pochino in affanno in questo inizio di ripresa. Chiude comunque i varchi abbastanza bene, però fa fatica ad uscire dalla propria metà campo, ha ottenuto in un paio di circostanze l'opportunità di proiettarsi verso l'area avversaria, ha ottenuto un calcio d'angolo. Questi è Pana. Bosejan marcato da Sacchetti. Questi è Korash, vi dicevo, l'autore del gol del 3-1 nel corso dell'andata. Va via Vinicio Verza, palla al piede, si allunga un po' troppo, entra con grande decisione. Ammonizione anche per Verza, è entrata a gamba tesa. Entrata molto molto decisa di Verza, due ammonizioni nel corso di due minuti, la prima a Paccione per comportamento non regolamentare, poi questa di Verza. Rimane a terra Munteanu, che aveva cercato di anticipare il pallone portato in avanti da Verza. Discussione anche l'indirizzo dell'arbitro Poné, è probabile che debba essere sostituito Munteanu che stenta molto a rialzarsi, c'è movimento anche verso la panchina non inquadrata dalle telecamere, vediamo se Munteanu si può riprende il gioco con Munteanu però ancora non in grado di proseguire. Calcio di punizione battuto da Scicleanu. Colpo di testa, palla messa fuori area di Gennaro, poi il lancio da parte di Galia, l'intervento di Iorgulescu, il libro della formazione dello Sportul. Virgola il pallone, poi tenta un colpo di tacco anche Pana, cercano di entrare su di lui per vendicarsi i giocatori dello Sportul, ammonito, giusto, giustissimo Poné, c'è l'arbitro apposta per prendere i provvedimenti, inutile che Bosejan cerchi da solo di farsi giustizia, ammonizione anche per Bosejan, entrata nitidissima e scorretta, cioè visibilissima da vedere nella sua scorrettezza, ammonito anche Bosejan adesso al 12° minuto. Un ammonito nello Sportul che Bosejan, sono tre gli ammoniti nel Verona, al 26° del primo tempo Sacchetti, all'ottavo e al 10° della ripresa, prima Paccione e poi Verza. Si può proseguire, dice l'arbitro, il guardaline lo ha confortato, non era uscito il pallone, le righe sono molto larghe. Bosejan cerca il cross, c'è forse un fallo di mano comunque sul pallone che doveva essere un servizio per Korash, interviene tranquillamente Giuliani. Fallo ai danni di Paccione, mentre è ancora in campo Munteanu con il numero 3,
opera nella stessa zona nella quale gioca Verde. Va in avanti Bertold, riesce a servire adesso Sacchetti, Sacchetti cerca di avanzare, palla al piede, rimessa laterale per il Verona. Il capitano della formazione dello Sportul, redarguito dall'arbitro per evidentemente l'atteggiamento della sua squadra, mentre deve essere ripreso gioco con una rimessa laterale per il Verona. L'effetto a Elchier. Sta per accendersi una mischia, ma il gioco è stato fermato per un fallo di mano, quindi riprende con questo calcio di punizione, con Christian che effettua il rinvio direttamente con le mani. È una partita che comunque richiede di tenere i nervi saldi, non c'è certamente un campo che possa agevolare il gioco, andare accettare la bagarre, la mischia potrebbe essere pericoloso. Colpo di testa con palla messa fuori area, poi ancora intervento di Scicleanu, sulla sinistra Bosejan, questi è Munteanu, il cross, la palla alzata, ancora un colpo di testa, non va fuori dell'area, ancora Scicleanu in possesso di palla, interviene poi all'ultimo Volpecina e mette oltre la linea di fondo, sotto pressione il settore difensivo del Verona con lo Sportul, mentre siamo al 16° del secondo tempo, che cerca di segnare dovendo recuperare il risultato dell'andata che l'ha visto perdere per 3-1. Il gioco è fermo, c'è stata una spinta dalle parti di Giuliani e comunque avete potuto osservare che Bosejan, che a gioco fermo ha cercato di controllare il pallone, comunque era caduto semplicemente è da solo, che avrebbe provocato di sicuro, in caso che il gioco non fosse stato fermo, le proteste in campo e da parte del pubblico presente. Il rinvio di Bertold e poi il contrasto di un difensore. Pallone che se ne va un po' per conto suo, Di Gennaro che cerca di entrare sul giocatore in possesso di palla, lo ha appena toccato, non credo che Stanici sia stato effettivamente toccato duro, credo che lo vedremo rialzarsi subito, pericoloso questo cross, l'uscita di pugno da parte di Giuliani, poi il recupero di Verza. Pallone che sfugge al controllo di Verza, lo recupera Cicleanu, vediamo ancora lo Sportul andare in progressione. Stanici, che ovviamente non aveva subito nessun danno come era chiarissimo, allarga il gioco Cicleanu dove c'è Koras. Il cross di Koras, il colpo di testa, la palla messa fuori area, poi rilanciata verso Pacione. Pacione molto isolato, va un po' all'indietro adesso su questo tentativo di Verza, vediamo cosa succede. C'è un anticipo riuscito da parte ancora di Stanici, ha toccato di ginocchio, recupera nuovamente lo Sportul che sta giocando dall'inizio della partita praticamente nella metà campo del Verona. Sta aggiustando per il tiro, lo finta, poi cerca il triangolo, poi Stanici finisce a terra, l'arbitro non interviene. E vediamo che Pacione si avvia verso questo pallone, possibilità di contropiede, si ferma Pacione, poi cerca di andarsene, cade a terra.
un fallo su questo dribbling che poteva anche essere interpretato in maniera diversa da parte dell'arbitro Ponè, che però era abbastanza lontano e non ha voluto, credo, intervenire in maniera determinante. Intanto proseguiamo con Cirlea dalla parte opposta e Fontolan che ha perso il recupero, quindi c'è un calcio di punizione in favore dello Sportul, mentre chiedono e indicano all'arbitro che deve essere soccorso Pacione, che è rimasto a terra dalla parte opposta. L'arbitro indica che si può proseguire, praticamente il Verona sta giocando in 10 con Pacione, che in occasione dell'unico contropiede che era riuscito a procurarsi è stato secondo noi atterrato in maniera irregolare. Calcio di punizione, già fischiato l'arbitro che evidentemente non vuole problemi, ma su ogni traiettoria alta ci sono spinte a destra e a manca. Vediamo che sono passati i primi 20 minuti sempre sul punteggio di 0-0 tra Verona e Sportul. Giuliani stesso ha effettuato il rinvio. Avanza adesso Stanici, ancora Stanici. La finta per il tiro molto debole di Munteanu, ma pericoloso perché poteva essere anche corretto all'ultimo momento. C'erano 3 giocatori nell'area di rigore del Verona. Ancora Pacione per Di Gennaro lancia verso Verza, questa volta ha abbastanza spazio per poter controllare il pallone, effettuare il cross, l'effetto in questo momento, colpo di testa addirittura verso la propria porta, poi l'ultimo tocco è di Giuca verso il portiere Cristian. Stanici, giocatore di talento, lo ha dimostrato non sbagliando nessun pallone. Avanza Korash per effettuare il cross, l'effetto in questo momento, l'uscita sicura questa volta di Giuliani in anticipo anche su Fontolan che si era proiettato a coprire. Lotta Pacione, pallone che arriva comunque dalle parti del Verona, c'è la possibilità di costruire il contropiede, adesso avanza anche Di Gennaro allarga. Pallone che può essere recuperato da Sacchetti ancora per Di Gennaro, mezzo per Pacione tocca, si può andare al tiro, ecco Elkier, posizione irregolare di Elkier, il tiro di Elkier, pallone che va in rete, è il gol con il quale il Verona va in vantaggio adesso al 21esimo esatto. È stato Elkier che ha potuto sfruttare una manovra corale iniziata a lungo, portata a lungo avanti da Di Gennaro, da Verza, da Pacione, poi con un pallone che è filtrato verso Elkier, il controllo, il dribbling all'avversario, il gol e il pallone alle spalle di Cristian, quindi al 21esimo vantaggio del Verona contro lo Sportul di Bucarest, 1-0, ha marcato il punto Elkier. Fondamentale, molto importante, un gol che adesso costringe ad un inseguimento molto più ampio e più difficile i giocatori dello Sportul. Fischia Ponè, il guardialino aveva immediatamente alzato la bandierina, calcio di punizione per lo Sportul Studentesc. Volpati, il rinvio conquistato però da Cicleanu, arriva Di Gennaro, svirgola un pallone scaraventando l'infallo laterale, 1-0 per il Verona mentre siamo al 23esimo del secondo tempo, assegnato a Elkier al 21esimo. Rasaterra angolatissimo sul secondo palo alla sinistra di Cristian.
La parata col pallone che sfugge a Giuliani, poi l'intervento su Bosejan che si era proiettato. Partita che adesso potrebbe anche cambiare fisionomia. Vedremo fino a che punto il morale sosterrà la formazione dello Sportul. A questo punto il risultato minimo sarebbe di segnare 4 gol per la formazione romena. Paccione che si libera del proprio avversario, adesso nella zona dove è difficile proseguire, ci prova, comunque conquista ugualmente un calcio d'angolo ed è un bel Verona adesso, dopo aver segnato il gol, che con tranquillità si porta in avanti come con tranquillità aveva controllato il primo tempo. Nella ripresa per il primo quarto d'ora c'era stata una pressione crescente dello Sportul, nessun grosso pericolo per Giuliani, chiamato un paio di uscite su un'azione di contropiede, lo riassumo, prima Paccione era stato atterrato con un fallo all'interno dell'area e poi il gol di Elchiera al 21esimo. Adesso il calcio d'angolo battuto da Verza con la palla sbucciata nel terreno infame, è diventato ancora più difficile nella zona dove la neve e il fango hanno creato una poltiglia su cui non si sta in piedi. Stavolta il calcio d'angolo è corto verso Galia, poi ancora sotto porta il pallone che viene in uscita allontanato da Christian, recuperato ancora dal Verona, gira e resta in attacco ancora al Verona. Vediamo se Galia si prepara al tiro, preferisce dare all'interno dove controlla Iorgulescu e tenta il rinvio, poi l'appoggio verso Popa. È recuperato ancora il pallone dal Verona. Pallone, occasione per la formazione del Verona con Sacchetti altruista che invece di cercare la conclusione ha invece preferito appoggiare all'interno e va dalla parte opposta. Stanici, palla al piede saltando Elchier. Da Pana all'interno verso Cirlea. La parata miracolosa, miracolosa da parte di Giuliani, il tentativo di Cirlea, all'ultimo momento la deviazione, parata miracolo del portiere del Verona da sottomisura, deviazione in calcio d'angolo, è stata indubbiamente la migliore occasione costruita da parte dello Sportul nel corso di tutta la partita, già battuto il calcio d'angolo questi Stanici, tenta il dribbling, poi ancora all'interno dell'area c'è la possibilità per Montealdo di andare al tiro. Bilenco il suo tiro di sinistro esterno, lo vedete inquadrato in primo piano. Munteanu era stato schierato da Casani insieme con Iorgulescu per rinforzare il settore difensivo rispetto ai 3 gol presi nel corso della partita di andata a Verona. Rincorsa di Giuliani, miracoloso il suo intervento sul tiro di Cirlea. Bosejan, il lancio verso Galia, poi l'intervento di Popà, il rinvio, controlla ancora la formazione del Verona, c'è l'anticipo però da parte di Bosejan. L'arbitro indica che deve essere battuto un calcio di punizione mentre piove qualche oggetto dalla parte della tribuna centrale, lo stadio molto piccolo, pieno fino al verosimile, sono quasi 15.000 gli spettatori, sono mezzo migliaio invece i sostenitori del Verona. Colpo di testa con palla fermata in maniera fallosa, colpo di testa e poi una spinta, calcio di punizione in favore del Verona. 27esimo, quasi 28esimo. Nel corso della ripresa il Verona è in vantaggio per 1-0 sullo Sportul Studentești a Bucarest, gol di Elchier al 21esimo della ripresa, partita valida per la missione ai quarti di finale della Coppa UEFA, traguardo tra l'altro che il Verona non aveva mai ottenuto nella sua storia. Inutile inseguire un pallone, Bosejan si ferma, intanto c'è un altro cambio con il numero 14, Marian. È un difensore, Mikhail Marian è un difensore, vediamo, aveva giocato nella partita di andata,
anzi si tratta di Raducanu, no? Raducanu, una punta, Raducanu al posto del numero 9, Cirlea. Il tutto al 29esimo. Contestazioni e un altro cartellino per proteste. Sono tre i giocatori intorno all'arbitro Ponné. Deve essere battuto un calcio di punizione mentre stavano confabulando Verza e Di Gennaro. Attendere il mio fischio, dice Ponné. Pallone battuto da Verza, pallone appena allontanato, ancora in mischia, cerca la conclusione Pacione, lotta benissimo Pacione. Ha sempre segnato nelle ultime partite tra Coppa e Campionato. All'indietro ancora, adesso c'è la metà campo del Verona quasi sguernita e avanza fino ai limiti dell'area di rigore Giuliani per evitare altri problemi. Mezz'ora di gioco con il Verona in vantaggio sullo Sportul per 1-0. L'ho già ricordato, lo Sportul Studentesche, che è squadra di studenti e la squadra minore delle cinque che operano a Bucarest, c'è lo Steaua che intesta la classifica, poi c'è la Dinamo, Steaua che è la squadra dell'esercito, la Dinamo della polizia, poi c'è il Rapidi, quella dei ferrovie, il Victoria che è quella delle guardie municipali, poi c'è questo degli studenti che è anche però il più antico club fondato in Romania, club naturalmente calcistico. Cerca comunque la manovra, Stanici l'appoggio per Bosejan, il cross di Bosejan, il colpo di testa, la palla messa fuori area, cerca l'anticipo Popà, trova questo specie di lancio, dall'altra parte un rinvio ancora più svirgolato, ma Elkier arriva sul pallone che si è un po' smorzato sulla neve. Buono il lancio per Verza, Verza prolunga l'azione, riceve nuovamente da parte di Galia, resta a terra, vediamo qual è la decisione dell'arbitro. Un calcio di punizione in favore della formazione del Verona, c'è stato un intervento falloso da parte di Munteanu, andato a chiudere. Di Gennaro ancora all'indietro, adesso il Verona naturalmente preferisce effettuare il controllo del pallone. Posizione irregolare, dice l'arbitro, quindi deve fermarsi Verza. Era in fuorigioco Verza e intanto sono 32 i minuti di gioco qui a Bucarest con il Verona che è in vantaggio per 1-0 sullo Sportul, gol di Elkier al 21esimo. Va a cercare il recupero Pana dopo l'intervento su Korash. Intervento falloso, l'arbitro è pronto a punire l'entrata di Bertold, calcio di punizione adesso al 32esimo nel corso del secondo tempo, quindi meno di 13 minuti al 90esimo, con il Verona che si avvia a conquistare la qualificazione per i quarti di Coppa UEFA. Chiedono naturalmente la distanza i giocatori dello Sportul, barriera molto fitta, ci sono tutti i giocatori del Verona nell'area di rigore, pallone che si alza, il rischio di un rimpallo sfavorevole, però Bertold falciata mentre tentava di effettuare il rinvio, calcio di punizione per il Verona e sentiamo ancora da Bruno Bernardi della Stampa un rapido commento adesso dopo che il Verona è passato in vantaggio. Mi pare proprio che la qualificazione sia un fatto acquisito, segnare tre gol solo per sperare di andare ai supplementari sto controllando sul cronometro in 12 minuti, sarebbe un'impresa davvero straordinaria per gli studenti dello Sportul.
Un Verona che avrebbe potuto anche avere un punteggio più consistente se l'arbitro avesse concesso quel calcio di rigore su Pacione, se Sacchetti non avesse peccato in quella circostanza di eccessivo altruismo. Intanto la grande parata di Giuliani, uno spunto eccellente di Cicleanu, può proseguire intanto... Non avesse, dicevo, peccato di eccessivo altruismo appoggiando a un compagno che non c'era, tra l'altro, che era coperto, anziché tirare in porta, poteva essere il 2-0 e chiudere già questa partita in largo anticipo. Abbiamo visto adesso una parata di Giuliani ne ha effettuate almeno tre decisive, e a mio avviso uno dei migliori in campo insieme con Galia, che ha effettuato una mole di lavoro davvero impressionante. Poco più di 10 minuti al termine della partita quando il Verona, che vantaggia 1-0, porta avanti questo pallone con Bertold. Vinicio, Berza per Bertold, ancora un intervento, Bertold si libera del proprio avversario, ha l'opportunità adesso di andare al cross, lo effettua, il colpo di testa non riuscito, di Fontolan la rovesciata, poi volante col pallone che rimane in campo, l'ha tentata Berza, poi... sul cross successivo il pallone è terminato oltre la linea trasversale, oltre la traversa, quindi viene già effettuato la ripresa del gioco con uno Sportul che mi sembra un pochino ormai demotivato e rassegnato ad un risultato che lo vede uscire dalla Coppa UEFA, un cammino non facile quello dello Sportul, perché mentre il Verona è imbattuto in Coppa, lo Sportul si è sempre salvato all'ultimo momento, vincendo in casa per 1-0 per esempio, poi perdendo in trasferta per 2-1, poi perdendo per 3-0 e recuperando il risultato qui su questo campo con un identico punteggio e andando ai calci di rigore. Osserviamo questa rimessa con pallone toccato all'ultimo momento da Di Gennaro. Gennaro ferma molto bene, adesso c'è il rilancio da effettuare subito verso Pacione, stava per scivolare Popa, ne avrebbe approfittato Pacione, pallone che resta nella metà campo del Verona con Cicleanu che allarga, poi c'è Elker che cerca di disturbare l'intervento di Raducanu, entrato al 29esimo. Questo è Stanici. Chiude la difesa del Verona, gioco allargato verso il numero 13 Giuca, tenta Giuca, il dribbling gli riesce, pallone poi sprecato perché lo tocca giusto adesso per allontanarlo la formazione del Verona, salta in qualche modo Galia, però evita l'intervento a falce proprio di Munteanu che ha qualche cosa da rivendicare, un tiro che colpisce Volpati. Poi ritorna ancora in possesso dei giocatori dello Sportul. Ancora Cicleanu decide di allargare il gioco sulla destra, vediamo tutti si ammucchiano nell'area di rigore. La spinta da parte di Giuca, poi all'indietro su questo cross la respinta da parte di Volpecina. Effettua la finta, una Veronica Verza, poi allontana il pallone con questo rinvio, conquista la Iurgulescu ai danni di Elkier. Semplice rimessa dal fondo, rivediamo un pochino il cammino che vi ho riassunto in fretta per quanto riguarda lo Sportul. Col Katowice aveva vinto per 1-0 in casa, nel ritorno ha perso per 2-1, quindi per il regolamento dell'UEFA passò il turno a parità di gol. Poi con i danesi del Brøndby perse per 3-0, recuperando una vittoria per 3-0 in casa che divenne 6-0 dopo i calci di rigore. Imbattuto invece il Verona, 1-1 a Stettino, 1-1 a Utrecht, 3-1 nel ritorno contro la formazione del Pogon e poi 2-1 nel ritorno contro l'Utrecht. Si continua a lottare però ai limiti dell'area, adesso ancora va al recupero del pallone Galia.
leggero tocco all'indietro di Elkier, poi lo scatto immediato di Scicleanu e poi ancora il recupero di Galia, onnipresente in campo sia nel primo tempo che nella ripresa, ha cucito spesso le azioni di attacco e la manovra, ma ha anche fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda Paccione. Intanto deve saltare l'uscita di Christian, solo alleggerimento all'indietro di Giorgulescu. Passa il tempo, adesso siamo al 39esimo. Ancora si è sempre alla ricerca almeno del gol del pareggio, la formazione dello Sportul. Scicleanu, l'appoggio per il tiro da lontano, questa volta di destro di Munteanu, si sgancia spesso in avanti, giocatore generoso Munteanu. Giorgulescu addirittura che è libero, ha 31 anni, 45 presenze in nazionale, fa il vice allenatore, ha cercato di mettere Paul Kazan, il tecnico della formazione dello Sportul, di mettere uomini di esperienza, la cosa non gli è riuscita, perlomeno non ha ottenuto i risultati che si aspettava. 450 partite Paul Kazan nel campionato rumeno, è molto giovane, ha 36 anni. Cerca adesso semplicemente il controllo del pallone con Galia che addirittura si spinge davanti, ecco il possesso di palla, chiede il lancio Paccione, Di Gennaro entra ma in ritardo, l'anticipo di Munteanu. Riparte lo Sportul, va a cercare la posizione Stanici, invece interviene Raducanu. Colpo di testa di Fontolan, Volpecina, il lancio di Volpecina e subito lo scatto di Paccione a cercare di impensierire Popà che si è schierato alle spalle di tutti i suoi compagni. Metà campo libero per avanzare. Bosejan, giocatore tra i più applauditi, ma intanto ormai non recuperano più come succedeva nel corso del primo tempo i giocatori dello Sportul. Di Gennaro addirittura all'indietro, controllo del pallone in Coppa UEFA, la finta di Volpecina, avanza ancora Volpecina, il pallone era molto veloce ma avete visto come ha rallentato la sua corsa. Poi Fontolan all'indietro per Elkier, ci sono giocatori liberi a destra e a sinistra, si prosegue adesso, il pallone arriva verso Verde, accompagnato da il coro vocale dei sostenitori, questo gioco della formazione del Verona. Adesso andranno in due a cercare di chiudere su Bertold, pallone che resta però in campo, adesso è Bosejan, Munteanu, dai ragazzi, 6 minuti, su! Elkier, recupera Elkier, viene, c'è un intervento falloso su di lui, spazio per Verza, Verza all'indietro, tocca poi ancora Elkier, finisce dominando la formazione del Verona, grande Verona, molto bello il suo gioco in questa fase finale, un po' avventuroso questo lancio all'indietro, va avanti Fontolan verso Paccione, Paccione vede Di Gennaro, Di Gennaro subito dall'altra parte verso Galia, e sarà un minuto abbondante che non toccano palla i giocatori dello Sportul. Verza va a chiudere il libero Giorgulescu, poi ancora Galia, intervento di Poné, messa a terra Galia, gioca a tutto campo il Verona, sempre in possesso di palla, calcio di punizione mentre mancano poco più di 2 minuti al termine, il Verona in vantaggio sullo Sportul per 1-0, si ferma Verz, preferisce dare all'indietro, non trovano più il bandolo del gioco questi dello Sportul, però su questo errato passaggio verso Di Gennaro si ripropone ancora un attacco da parte della formazione dello Sportul Studentesco. Fiduciato Bosejan cerca un compagno da servire, lo trova in Scicleanu, dà all'indietro Munteanu, poi avanza ancora Giuca, spinge davanti Giuca, perde il tempo, il colpo di tacco che però favorisce esattamente un avversario, pericolo per la porta,
L'intervento è un altro autentico miracolo di Giuliani. Pallone indirizzato di testa dove effettivamente Giuliani sembrava non potesse arrivarci. Era stato un regalo di un suo compagno della linea difensiva, ma è andato vicinissimo al pareggio. Un'altra parata eccezionale, un intervento incredibile di Giuliani. Ancora lo Sportul in avanti, forse sta esagerando nel suo gioco di rimessa e calmo. La formazione del Verona, Di Gennaro in possesso di palla, vede che c'è la possibilità di servire Galia. Entrano con decisione comunque i giocatori dello Sportul, meno di un minuto al termine del novantesimo, sempre in vantaggio Verona contro lo Sportul per 1-0. Hanno rallentato in effetti il loro gioco difensivo i veronesi, questa calma viene sfruttata dallo Sportul che si proietta verso l'area di rigore del Verona. Adesso mancano 10 secondi al termine del novantesimo, calcio d'angolo per il Verona, colpo di testa, poi scivolata con calcio di punizione per il fallo ai danni di Volpati. E il calcio di punizione in favore dello Sportul sulla scivolata di Volpati, evidentemente ha visto, pone un fallo da attribuire allo Sportul, tempo scaduto da 20 secondi. Tiro alto direttamente di Munteanu, ma Giuliani era sulla traiettoria. Da ricordare indubitabilmente l'intervento di un minuto fa di Giuliani, che con la mano sinistra è volato verso il palo a deviare oltre la linea della propria rete un pallone che sembrava destinato in effetti a terminare alle sue spalle. Sempre in corso la partita, sembrava che l'arbitro avesse indicato la fine, ha fischiato per assegnare un calcio di punizione. Un minuto di recupero, vai Verona, finisce in questo momento. Il Verona ha battuto lo Sportul anche in trasferta, oltre che in casa, e ricordiamo, e ne siamo lieti, che in un'altra circostanza il Verona aveva vinto una grandissima partita, molto più faticosa e impegnativa di questa, a Belgrado, vincendo con una formazione che era stata applaudita addirittura alla fine dal pubblico della Stella di Belgrado. Stella Rossa di Belgrado allora, adesso è toccato allo Sportul, grande Verona, vai così. Si conclude la nostra telecronaca, si è qualificato per i quarti di finale quindi il Verona, terreno come avete potuto osservare limite della praticabilità, nevischio e vento per tutta la partita, ancora festeggiamenti in campo, naturalmente la squadra che esce a capo chino è lo Sportul, 3-1 in casa, 1-0 a Bucarest, il Verona passa e si qualifica per i quarti, vi ricordo il marcatore Elkier al 21esimo del secondo tempo, è tutto, grazie per la cordiale attenzione, buon pomeriggio.